Ho ritenuto questo video così importante da mettere i sottotitoli in inglese. E niente, questo è l'esaurimento che inesorabilmente arriva. Volevo stupirvi con effetti speciali. E perché questo video secondo me è davvero importante. Ti invito a seguirlo fino alla fine, o perlomeno dalla metà in poi. Penso possa esserti utile. Ciao sviluppatore, ma che cosa succede? Due tutorial a distanza ravvicinata l'uno dall'altro, che io sia impazzito. Niente di tutto questo, è solo che ho avuto tempo per farlo e quindi l'ho fatto. Mi sono reso conto che sono il Luca giurato dei tutorial, perché riascoltandomi mi rendo conto che mi mangio le parole e dico fesserie a gogo. Spero che tu capisca ugualmente quello che intendo. Oggi siamo qui, come avevo promesso, con un programma che ci permette di ampliare le funzionalità delle classi già esistenti. Per esempio, noi oggi andremo a vedere come aggiungere nuovi metodi alla classe display. Io ho preparato due metodi. Il primo è triangles, che genera nuovi triangoli, e ngon, che crea nuovi poligoni regolari. Credo che siano funzioni molto interessanti e importanti, perché praticamente permettono di aggiungere al motore fisico dei poligoni e dei triangoli fatti da noi. E sebbene il triangolo sia stata una sfida relativamente importante, in realtà il poligono si è rivelato molto più difficile di quello che pensassi. Di solito i miei programmi si svolgono in due scenari. Il primo è che impiego mesi, settimane per ottenere il risultato desiderato. Però diciamo ho una serie di complicazioni che mi portano a rimuginare sulle procedure che scrivo per ottenere il risultato che poi alla fine voglio ottenere. L'altro scenario è che riesco di primo acchito, subito, alla prima botta diremmo, riesco a ottenere quello che voglio, ma poi andare a fare la chicca, la particolarità, la prelibatezza, ci metto settimane. E questo è il secondo scenario. Praticamente la funzione triangolo è andata via abbastanza bene, e anche l'approccio alla funzione del poligono, ma nel momento in cui ho dovuto inserire il poligono nel motore fisico è stata una vera e propria odissea, e adesso andremo a vedere perché. Io voglio raccontarti tutto. Innanzitutto, non so se tu ci hai già provato, ma avrai notato che inserire un poligono all'interno del motore fisico è meno facile di quello che sembra. Questo perché il motore fisico in qualche modo interpreta le coordinate del poligono a suo piacere, diciamo, e quindi otterremo sempre una situazione non desiderata. Adesso ti farò vedere, anche utilizzando gli esempi che il Corona SDK riporta come esempi ufficiali nella sua pagina, e vedrai che non funziona neanche quello. Io sono riuscito a farlo funzionare, non so se è solo un problema mio, magari fammi sapere se a te invece gli esempi del Corona funzionano tutti e tutti bene. A me non funzionava bene, e infatti pensavo che fosse un problema irrisolvibile. Ho cercato anche online, ho trovato un sito nel quale si discuteva come mai il centro di gravità che il corpo fisico prende non corrisponde con il centro, con il baricentro praticamente dell'oggetto che si va a disegnare, e c'è un utente che si è inventato un metodo lunghissimo e praticamente un calcolo interno alla figura che spostasse tutto quanto, tutto il baricentro e tutto il resto, e io ce l'ho fatta in una riga, modestamente. Comunque analizzeremo questo processo insieme. Allora andiamo subito a vedere il main.lua. Non è niente di particolare, sono cose che abbiamo visto addirittura dal tutorial numero 1, 2, 3 credo, e si tratta solamente di richiedere la libreria Physics, che è il Box 2D,
avviare il motore fisico, settare la gravità, qui l'ho settata bassa per gustarsi al 100% la caduta dei gravi che andiamo a generare, e qui ho messo il Cedro Mode Hybrid che ci permette di vedere sia ciò che abbiamo disegnato e sia come li interpreta il motore fisico. Allora, qui ovviamente le solite variabili, non ci soffermiamo molto, abbiamo un background e le pareti laterali e quella bassa per evitare che i nostri oggetti cadano a sinistra e a destra dello schermo o spariscano verso il basso. Qui andiamo a creare una palla. Allora, l'abbiamo visto mille volte, è attraverso la libreria display diamo via a un new circle che genera un cerchio di raggio 20 e lo coloriamo di questo colore che è R, tutto rosso e tutto verde, e giallo praticamente. Alle pareti diamo questi colori. Allora aggiungiamo al motore fisico il pavimento e le due pareti e la palla. Sappiamo benissimo come si comporta una palla. Adesso facciamo parte del programma solamente con una palla inserita per rinfrescarci un po' la memoria. Ecco la nostra palla che cade verso il basso. Come vedi, si vede sia la palla che ho appena disegnato e sia le due componenti vettoriali delle forze fisiche che possono cambiare, praticamente ancorate al suo baricentro, e la palla è sovrapposta perfettamente alla sua anima fisica, diciamo. Come ce ne accorgiamo? Ce ne accorgiamo così, praticamente rimuovendo, non so se ti ricordi, mettendo una nota davanti a questa riga, praticamente vedremo solamente la palla che abbiamo disegnato. Mentre andando a scrivere debug al posto di hybrid, avremo solamente la visualizzazione di come il motore fisico interpreta la nostra palla. Perché la interpreta così? La interpreta così semplicemente perché nel momento in cui la palla viene aggiunta come corpo al motore fisico, gli viene detto che il suo raggio, attraverso il parametro radius, il suo raggio è le dimensioni della palla diviso 2, quindi praticamente il raggio della palla e il raggio dell'oggetto fisico coincidono. Il motore fisico non ha difficoltà a interpretarlo. Mentre noi oggi andiamo ad aggiungere due nuove classi. La prima classe si chiama Triangles, se si dice così. La seconda classe si chiama Enegon, che vedremo più tardi. Allora, la classe Triangles andiamo a vederla subito. Praticamente, per poter espandere una classe, dobbiamo fare in modo che la funzione generatrice new possa appoggiarsi alla keyword display. Se io qui mettessi come sempre display uguale graph aperta chiusa e display index uguale display, creerei un override di tutta la classe completa e non funzionerebbero più nemmeno display new circle, new rectangle, eccetera eccetera. Praticamente è come se cancellassi tutta la libreria display. Invece, evitando di creare praticamente ovviamente una tabella nuova, la tabella di prima esiste ancora, aggiungiamo solamente una funzione in più in questo modo. Ogni volta che chiameremo display.newTriangle e inseriremo dei parametri, avremo accesso a questa funzione che ho creato io. Tornando un attimo al main, vediamo che il nostro triangolo viene generato con questi parametri che impongo io e dopodiché viene realizzato con myTriangleDisplay.newTriangle con i parametri che io gli passerò. Params, eccolo qua. Allora, che cosa possiamo scrivere? Gli possiamo dire che tipo di triangolo è, e io ho messo queste tre possibilità: equilateral, isosceles e right, che sarebbe equilatero, e isoscele e retto. Ovviamente scrivere equilatero qui dà luogo a dei conflitti, per esempio con l'altezza. Cioè, è difficile dire fammi un triangolo equilatero con il lato lungo tot e l'altezza alta tot, perché chiaramente se i lati sono uguali l'altezza è vincolata ai lati. Se diamo l'altezza, i lati sono vincolati all'altezza per essere tutti uguali. Quindi nel nostro caso comanda la dimensione del lato. Cioè, io ho fatto in modo nella funzione che quando il triangolo è equilatero sono i lati a decidere l'altezza del triangolo e non viceversa. Quindi comunque sia, inserirla non crea problemi.
Allora, quindi che cosa abbiamo? Che cosa gli diciamo? Gli stiamo dicendo di creare un triangolo a metà schermo meno qualcosa e al centro dello schermo, di base 80, di altezza 100, anche se come abbiamo detto per il triangolo equilatero è relativa. Left or right possiamo mettere R o L, ma vale solamente nel caso ci troviamo di fronte a un triangolo rettangolo, cioè dov'è l'angolo rettangolo, a destra o a sinistra. E queste sono le componenti del colore rosso, verde, blu e il canale alfa, possiamo anche realizzarlo trasparente. Andiamo a vedere che cosa succede nel momento in cui lo generiamo. Nel momento in cui lo generiamo, praticamente, ecco qui la nostra funzione new triangle che accetta dei parametri. I parametri richiesti sono quelli che abbiamo visto poco fa. Allora, generiamo la variabile triangle, una tabella a vertici e 6 variabili locali che sono praticamente le coordinate del triangolo. Abbiamo solamente 3 punti, quindi 3x e 3y. Allora, andiamo a calcolarci subito i punti fissi del nostro triangolo. Praticamente il nostro triangolo come è fatto? Il triangolo è semplice da spiegare. Quindi, i punti 2 e 3 si trovano praticamente uno in basso a sinistra e uno in basso a destra del nostro triangolo, praticamente sono l'estremità della base. Quindi la x2 è mezza base a sinistra e la x3 è mezza base a destra, mentre la y2 sarà mezza altezza del triangolo verso il basso e la y3 sarà uguale alla y2, quindi abbiamo due punti praticamente posizionati, uno qui, uno qui, immaginando che il triangolo si sviluppi in questa direzione. Ok? Allora, nel caso ci trovassimo di fronte a un triangolo equilatero, bisogna far comparire questo messaggio, perché praticamente è l'altezza data, che è quella che praticamente passiamo, non è giusta e viene ricalcolata. Come viene ricalcolata? Con questa funzione qui. Praticamente l'altezza dipende semplicemente dai lati. Io uso la base che funzionerà sia da lato che da base nel caso di un triangolo equilatero. Quindi la x1 sarà sicuramente al centro del triangolo, visto che è un triangolo equilatero. La y2 sarà la vera altezza diviso 2 e la y3 sarà uguale, mentre la y1 sarà y3 meno la vera altezza. Quindi praticamente spostiamo il nostro triangolo rispetto al suo centro in modo da essere calcolato non con l'altezza che viene passata attraverso i parametri, ma attraverso la real height che viene calcolata. Allora, invece nel caso fossimo, else if, nel caso fossimo di fronte a un triangolo isoscele, abbiamo semplicemente che per i punti 2 e 3 vale questa formula, mentre la x1 è 0 perché è al centro, la y1 è uguale alla y2 meno l'altezza, praticamente è spostata verso l'alto. Nel caso invece ci trovassimo di fronte a un triangolo rettangolo, che cosa andiamo a calcolare? Andiamo a vedere se il triangolo è rettangolo, se è destro o se è sinistro. Quindi, nel caso non è destro, allora, se non è sinistro, allora, non è né destro né sinistro. E quindi compare questo messaggio che dice, guarda, tu hai scritto una fesseria, non è né destro né sinistro, e io te lo setto come sinistro. Quindi, nel caso è sinistro, abbiamo che x1 è uguale a x2, e cioè sono tutti orientati a sinistra, altrimenti x1 è uguale a x3, quindi x1 sta sopra al punto che sta a destra. Finisce qui, la y1 diventa uguale alla y2 meno l'altezza, comunque sia, cioè se è destro o se è sinistro, comunque sia la y del punto 1 è questa. Tipo errato, può restituire anche, guarda, non ho riconosciuto nessuna forma, non ha inserito né equilateral, né isosceles e né right, quindi non è un triangolo. Allora, a questo punto abbiamo calcolato i nostri punti, li inseriamo nella tabella vertici e creiamo un triangolo con questa x nel suo centro, questa y nel suo centro e con la forma vertici. Come vedi, la andiamo a inserire nella funzione new polygon, quindi andiamo a creare un poligono con la funzione display new polygon di tre punti. E la funzione new polygon per un poligono di tre punti
non dà nessun problema, anche se effettivamente nel momento in cui l'ho creata mi dava dei problemi, nel senso che, come avrai notato, io le posizioni delle Y le ho forzate rispetto all'altezza del triangolo. Questo che cosa significa? Significa che io ho obbligato il triangolo a comparire in un certo modo. Al momento che ho creato la classe triangolo non ci avevo fatto caso, se non nel momento in cui sono andato a calcolare la real height del triangolo equilatero. Praticamente nel momento in cui creavo il triangolo equilatero succedeva che la forma fisica del triangolo, la forma andava bene, ma il suo baricentro non compariva dove volevo io. In quel momento ho pensato, ah, ma certo, sono uno sciocco, perché non ho detto sciocco, ho detto altre parole, però ho pensato che sono uno sciocco perché mi ero sbagliato a calcolare l'altezza. E invece, quando sono passato a Ennegon, è stato rivelatore e ho capito che c'è un problema nel come gestisce i poligoni in generale, e dopo vedremo perché. Andiamo avanti. Niente, qui praticamente genero una rotazione casuale al nostro triangolo, non partirà mai nella stessa posizione, ma è una cosa mia. Oh, volevo farti vedere questo è molto importante. Chiamare le variabili così, hai visto, noi di solito qui diciamo self.xposition uguale params.xcenter, per esempio. Utilizzando questa dicitura andremo a vedere sotto sulle funzioni che cosa cambia. È molto interessante, è molto comodo e fa sembrare le nostre classi più vere. Io non amo questo tipo di nomenclatura, però ammetto che ha il suo perché. Allora, andiamo a vedere. Qui praticamente ho fatto tanti controlli, ho messo se il rosso è stato inserito, se il verde è stato inserito, se il blu è stato inserito. Praticamente andiamo a colorare il nostro triangolo. Ovviamente questa non è una classe che noi andiamo a dare, a vendere a qualcuno che deve usarla. Questa è una classe che usiamo noi. Sarebbe sciocco che noi creassimo un triangolo omettendo dei parametri importanti e quindi non prevedendo degli errori che potrebbero venire fuori. Comunque questo è un controllo, nel caso tu questa classe la dovessi dare a qualcuno che la deve utilizzare, tu gliela dai con tutti i controlli interni, in modo che se qualche parametro viene omesso compaiono degli allarmi, o comunque in qualche modo l'oggetto viene colorato lo stesso. Andiamo a vedere le nostre funzioni di classe. Praticamente, come vedi qui, possiamo utilizzare, grazie a questa dicitura, possiamo utilizzare il punto anziché il doppio punto, che è una cosa molto fine, se vogliamo, molto elegante. Qui non c'è niente di nuovo, Settiamo una nuova posizione, non l'ho mai usata comunque nel programma. Preleviamo la posizione in X, preleviamo la posizione in Y. Preleviamo, questa sia importante, preleviamo il suo aspetto, perché triangle con i due underscore davanti prende proprio le sembianze dell'oggetto grafico che lo rappresenta. E qui restituisce i vertici ci servono per poter dire al motore fisico, nel momento in cui inseriamo l'oggetto, gli dobbiamo dire che forma ha, così che lui possa interpretarlo. E questi vertici, ti ricordo, sono calcolati, come dicevo prima, rispetto al centro di massa reale, perché l'ho forzato io con le altezze, e quindi non ci sarà nessun problema a rappresentare i nostri triangoli. Infatti, ritornando verso l'alto e tornando alla main.lua, andiamo a sbloccare le due righe. Questo ovviamente ti fa vedere solamente un triangolo generato su schermo e puoi utilizzarlo semplicemente. No, non c'è, giustamente, perché non è debug. Invece noi bisogna mettere hybrid per vedere le sue componenti fisiche. Eccolo qua, il nostro triangolo l'abbiamo generato, l'abbiamo generato equilatero. Il suo orientamento è casuale, lo decide la funzione che lo genera. Non ha le componenti fisiche al suo interno perché non è stato inserito nel mondo fisico. Per inserirlo nel mondo fisico, che cosa facciamo? Semplicemente andiamo ad annullare questo RAM, permettetemi di chiamarlo RAM, come il buon vecchio glorioso Commodore 64. E che cosa facciamo? Aggiungiamo al motore fisico l'oggetto grafico triangolo, che viene prelevato grazie al metodo di classe getTriangle, che restituisce la sua immagine. Gli diamo questa forma, shape uguale, il mio triangolo,
prendi i vertici e restituisce una tabella che contiene le coordinate x1, y1, x2, y2, x3, y3 in modo tale che possa rappresentarlo. Andiamo a salvare e vediamo che adesso il nostro triangolo appare sullo schermo, è subito entrato in collisione con la palla perché sono nati sullo stesso punto, e ecco che il nostro triangolo così generato ha le sue caratteristiche fisiche che espone al mondo fisico in tutta la sua potenza. Come vedi, il baricentro non sta dove vorremmo, a parte che questo adesso ha ruotato, praticamente il centro del nostro triangolo è questo, e questo è il vertice più alto. Questo è il vertice in alto, quindi diciamo il nostro baricentro, invece che stare qui, cioè al centro del nostro triangolo, è spostato leggermente verso l'alto. Questo perché io ho forzato l'altezza a tutti i costi. Questo è un triangolo equilatero. Qui possiamo inserire right, e ci dovrebbe creare, eccolo qua, un triangolo rettangolo di tipo destro, cioè il lato destro perpendicolare alla base, e ecco qui che si è rovesciato. Oppure possiamo generare un nostro triangolo isosceles, non so se si dice così, e adesso è ruotato, comunque sia, come vedi non ha angoli di 90 gradi, ma è un triangolo isoscele. Ovviamente cambiare le dimensioni, si può cambiare il colore, si possono cambiare le dimensioni, cioè per esempio dire che la base anziché essere 80 la facciamo larga 200, e quindi avremo un triangolo isoscele di tipo ottusangolo, cioè con l'angolo al vertice più largo di 90 gradi. E questo è tutto quello che riguarda il triangolo, finisce qui. Andiamo a vedere che cosa è successo nel momento in cui sono andato a creare la classe Ennegon. Ennegon sta per ennagono, praticamente, cioè uno può creare un poligono di tutti gli angoli che vuole. Basta inserire il numero giusto di variabili. Allora, scorrendo giù sul mio programma, già è pronta la lista di parametri che vorrebbero andare a creare il nostro Ennegon. Allora, io qui ho previsto alcune variabili che sono molto interessanti, però prima di poter passare a questo tipo di argomentazione, mi piacerebbe analizzarla dall'inizio, per farti capire quanto ho sofferto. Allora, innanzitutto abbiamo n, che rappresenta il numero degli angoli di questo ennagono, quindi possiamo fare anche un triangolo. Ovviamente, essendo un poligono, deve avere almeno tre lati, altrimenti non funziona. E quindi nella nostra classe c'è un controllo che si accorgerà del fatto che il nostro ennagono, anche se è bruttissimo chiamarlo così, possiede. Allora, andando più avanti, ti faccio vedere che mi sono reso conto che nel momento in cui io andavo a generare, per esempio, un pentagono, succedeva una cosa strana. E per farti vedere cosa succedeva, ho preso l'esempio che trovi sul API del Corona SDK, che genera proprio un pentagono. Allora, nel momento in cui io andavo a generare un pentagono, succedeva questo. A parte che adesso questo pentagono ovviamente ha un angolo a un lato molto spostato. Ok, questo l'ho fatto io, una prova che ho voluto fare io. Era 0, 37, 37, 10, 23, 34 mi sembra. Eccolo, questo è il pentagono che trovi sull'esempio. Come vedi, le due figure non combaciano perfettamente. Mentre la pallina, il cerchio, sta perfettamente al suo posto, cioè la sua parte più bassa tocca il pavimento, e anche il triangolo che ho creato io, la parte più bassa tocca il pavimento, nel caso del pentagono invece, come vedi, c'è una piccola linea che mostra che la forma fisica del nostro pentagono non si è sovrapposta perfettamente con il nostro pentagono. E tanto più questa differenza è accentuata, tanto più le due forme fisiche non corrispondono. E non ti nego che questo mi ha creato grossi problemi all'inizio, perché io vedevo questo risultato nel momento in cui non ho inserito, diciamo, la parola chiave hybrid qui. Io ero in questa situazione praticamente,
nel momento che ho creato il mio primo poligono, succedeva questo. Ho visto il mio poligono cadere, dico, caspita, ce l'ho fatta. E poi vedevo invece che, come vedi, il suo comportamento non è coerente, è sollevato. E questo l'ho capito solo nel momento in cui ho messo Hybrid qui, che mi ha fatto capire che i centri di massa non corrispondevano. E allora praticamente mi sono andato a inventare il mio metodo per poterlo fare, perché mi sono accorto che succede anche con il pentagono previsto secondo il manuale del Corona SDK. Allora praticamente che cosa ho fatto? Adesso ti vado a fare lo strafigo e ti faccio vedere il mio pentagono. Mettendo un bel 5 qui e facendo questo. Questo è il mio pentagono. Come vedi, il mio pentagono ha le due forme perfettamente sovrapposte, ha la sua consistenza fisica e il baricentro, come vedi, è leggermente spostato. E funziona bene. Quindi questo ti fa capire che c'è qualcosa che non va nel calcolo. Allora però praticamente che cosa succede? Nel momento in cui tu vai a fare un pentagono, va bene, adesso aspetta che metto, evito la creazione del pentagono, quello sbagliato del Corona SDK. Nel momento in cui tu vai a creare un pentagono, ci siamo. Nel momento in cui tu vai a creare ovviamente un triangolo, va bene. Ok, non lo faccio cadere completamente. Nel momento in cui vai a creare un rombo, va bene. Nel momento in cui vai a creare un esagono, va bene. Nel momento in cui vai a creare un ettagono, va bene. Nel momento in cui vai a creare un ottagono, va bene. Nel momento in cui vai a creare un nonagono, che non so neanche come si dice, non va più bene. Io sono arrivato a questo punto, dico, caspita, non andava bene come il pentagono della demo del Corona SDK e non andava bene nemmeno per me. Quindi dico, se proprio devo trovare la soluzione, devo cercare una soluzione che mi permetta di creare un poligono con tutti i lati che voglio, non deve avere limitazioni di sorta. E così ho fatto, infatti sono andato a risolvere questo problema realizzando un n-gon diverso. Questa riga è vecchia, nel senso che questa qui praticamente è un po' tipo quella del triangolo, no? Prende l'immagine grafica dell'n-gon che io ho creato, gli dà una densità, un attrito, una capacità di rimbalzo e come forma gli dà i vertici della mia figura che ho realizzato. Ovviamente c'è un limite e questo dipende da un limite del Corona SDK che dice che la figura che viene aggiunta al mondo fisico attraverso la shape non può avere più di 8 vertici. E quindi il nostro ottagono funzionava e il nostro nonagono, non so nemmeno se si dice così, non funziona più. Allora io ho deciso di andare a fare delle modifiche che mi permettessero di aggiungere tutti i vertici che volevo. All'inizio ho provato, anziché utilizzare una shape, di utilizzare una chain. La chain permette di unire tutti i vertici che vuoi, l'oggetto si chiude, però non ruota, cioè si comporta come se fosse un oggetto stabile, fermo, fisso e non ruota, non rotola giù per le pareti scoscese, rimane praticamente così, come se fosse, rimane sempre in piedi e quindi anche la chain non faceva al caso nostro. E allora io al posto della chain mi sono inventato di fare un poligono multiforma. Praticamente andando su internet e andando a cercare le API del Corona SDK, nella libreria physics add body c'è la possibilità di utilizzare un multi-element body. Eccolo qua. Il multi-element body prevede che tu possa realizzare più tabelle contenenti coordinate e poi poterle inserire
all'interno di un metodo AddBody con un'immagine grafica, una caratteristica dinamica o statica o cinetica e potergli dare a ogni suo segmento delle particolari caratteristiche. Ovviamente deve essere separato in questo modo, cioè deve essere una tabella, virgola, un'altra tabella, virgola, un'altra tabella, e shape a sua volta contiene una tabella, in questo caso diciamo pod t è dichiarata qui. Non è stato facile, questo è stato il momento più difficile probabilmente di tutta la programmazione di questa classe. Ormai l'ho risolto e quindi non c'è problema, però diciamo che al momento c'è stata qualche difficoltà e un po' di scoramento. Andiamo a vedere comunque la classe Enneagon, andiamoci in cima. Ovviamente genera qualsiasi poligono regolare, vuole questi parametri. C'è un controllo verso il basso che impone che n debba essere maggiore di 3, ma non c'è più perlomeno un limite verso l'alto che imponga di non superare gli 8 elementi, perché io fortunatamente l'ho risolto e quindi potremmo anche cancellarlo. Ce lo tengo giusto per ricordarmi questi giorni funesti. Andiamo avanti. Realizziamo. Physic Body, dopo lo vediamo. Triangles, che sono triangoli. Vertici, che sono vertici. E Enneagon, che sarà l'immagine grafica. E abbiamo anche una tabella che conterrà X e Y. Praticamente il nostro angolo alfa, che viene definito qui, che cos'è? È 360 gradi diviso il valore N che è espresso dentro i parametri che vengono passati nel momento in cui il nostro Enneagon viene generato. Come vedi è un'espansione della classe display anche questa. Però qui ci vuole davvero una bella slide che andiamo a vedere adesso. Allora, come sempre prendiamo il nostro piano cartesiano, ricordandoci però di sottolineare che, al contrario di un piano cartesiano reale, i nostri devices hanno sì i valori positivi dell'X a destra, ma i valori dell'Y positivi verso il basso. Ogni poligono regolare può essere immaginato iscritto in un cerchio, come sicuramente saprai. Tutti i punti che lo costituiscono giacciono sulla circonferenza a distanze regolari l'uno dall'altro. Il centro della nostra circonferenza coincide ancora una volta, come sempre del resto per facilità, con l'origine degli assi. Quello che vedi ora è come un pentagono regolare è iscritto nella circonferenza che abbiamo preso come riferimento qui. Il nostro algoritmo che andiamo a vedere oggi, che genera poligoni regolari, divide l'angolo giro in tante parti quanti sono i lati del poligono stesso, e grazie alle funzioni trigonometriche, che sono le mie migliori amiche da sempre, soprattutto il seno, calcola le coordinate di tutti i punti che lo costituiscono. Visto che intendo usare la trigonometria, faccio in modo che un vertice giace di sicuro sull'asse delle x dalla parte dei valori positivi, in modo da poter partire con l'angolo zero. Quindi ho immaginato il nostro pentagono ruotato come lo vedi adesso, per poi raddrizzarlo di 90 gradi dopo che viene creato. Il poligono viene generato inserendo tra i parametri necessari il valore radius, che è a tutti gli effetti il raggio del cerchio nel quale il poligono è iscritto, che stiamo analizzando adesso. Ho preferito radius piuttosto che assegnare la dimensione di un lato, perché se si volesse usare questo tipo di poligoni in un'app e il poligono dovesse entrare o non entrare preciso tra due oggetti che si trovano a una distanza che tu, ovviamente, che hai sviluppato l'app, conosci, sai di certo che la larghezza massima del tuo poligono sarà al massimo quanto il cerchio che ricopre ruotando. Invece conoscere le sue dimensioni a partire dalla grandezza dei lati è più macchinoso, perché ovviamente i lati devono essere tutti uguali e chiaramente influenzeranno la diagonale della figura. Se preferisci questa via, comunque, puoi passare una variabile chiamata per esempio side, dalla quale puoi ricavarti le dimensioni di radius come vedi in figura in questo momento. Dicevamo, come vedi in alto a sinistra per l'esempio del pentagono, abbiamo l'angolo giro diviso in 5 parti e quindi ogni fetta è ampia 72 gradi. Il punto P1, giacendo sull'asse delle x, ha le coordinate che vedi. Praticamente la x è uguale a radius per coseno di 0, e cioè radius per 1, visto che il coseno di 0 è 1, e quindi la x è uguale a radius. La y invece è uguale a radius per il seno di 0, e cioè radius per 0, visto che il seno di 0 è 0.
e quindi la y è uguale a 0. Il punto successivo P2 si trova a 72 gradi, e cioè a un alfa di distanza. Le sue coordinate sono quindi x uguale al radius per coseno di alfa e y uguale al radius per il seno di alfa. Il punto P3 è a un ulteriore alfa di distanza, cioè a due volte alfa dal primo punto. Le sue coordinate sono x uguale al radius per il coseno di 2 alfa e y uguale al radius per il seno di 2 alfa. Analogamente P4 ha coordinate che dipendono direttamente da radius moltiplicato per 3 volte alfa, mentre il punto P5 ha coordinate che dipendono da radius moltiplicato per 4 volte alfa. L'algoritmo della libreria display che si occupa di generare poligoni, cioè display.newPolygon, sa che deve unire tutti i punti in maniera sequenziale, uno dopo l'altro, e sa che deve chiudere la figura unendo l'ultimo punto con il primo. Per cui il nostro calcolo termina con 5 coordinate calcolate, visto che il quinto punto e il primo punto li unisce automaticamente. Guardando i calcoli che abbiamo fatto, è subito intuitivo che il punto 1 ha coordinate che hanno a che fare con 0 volte alfa. Via via che il numero progressivo del punto aumenta, aumenta anche il moltiplicatore di alfa. Infatti il punto 1 ha 0 volte alfa, il punto 2 ha una volta alfa, il punto 3 ha 2 volte alfa, il 4 3 volte alfa e così via, per tutti i punti di qualsiasi poligono che puoi immaginare. Quindi, detto i, l'indice che itera tra i punti del nostro poligono, abbiamo che x con indice i avrà coordinate che dipendono dal coseno di -1, mentre la y con indice i avrà coordinate che dipendono dal seno di -1. Il nostro poligono è calcolato. L'unica cosa che ci resta da fare per avere il suo vertice in alto e renderlo più di aspetto più familiare è di ruotarlo di meno 90 gradi, poiché ruotandolo di 90 gradi il suo vertice andrebbe verso il basso a causa del fatto che il device ha le y positive verso il basso. Oh, questo sì che è un pentagono. Il ragionamento può essere applicato a tutti i poligoni regolari. Quindi, tornando al programma, abbiamo che il nostro alfa viene calcolato dividendo 360 gradi per il numero di lati. Allora, il metodo 1 è quello che rendeva non coincidente il centro, anche se effettivamente non dipende dal metodo in sé. Il metodo è giusto, infatti l'ho ripreso esattamente sul metodo 2 in maniera identica, solo che visto che ho trovato quell'errore di non coincidenza tra il centro effettivo dell'oggetto e il centro di gravità, allora ho deciso di sviluppare un altro metodo e quindi ho abbandonato completamente questo, anche se, come dicevo, l'ho ripreso qui sotto. Allora, questo params.aspect va a prendere l'aspetto che viene definito qui nei nostri parametri, che è questo aspect. Dandogli 1, la nostra figura è regolare. Ma andiamo in ordine, comunque sia. Allora, le nostre x, come dicevamo, vengono... lascia perdere un attimo tutta questa dicitura qui, concentrati sulla mente. Come abbiamo visto poco fa sulla slide, che slide non è perché non scivola, comunque, come abbiamo visto poco fa, le coordinate dei punti con indice i, le x con indice i, dipendono dal coseno di -1 moltiplicato per alfa, il tutto moltiplicato per radius, mentre le y con indice i dipendono dal radius moltiplicato per il seno di -1 per alfa. E lascia perdere un attimo il params.aspect. Il real shift è questo il problema. Il problema è questo qui, il real shift. Praticamente, torniamo un attimo a vedere il nostro pentagono. È vero che se tu decidessi di iterare tra le coordinate dei suoi punti, cioè sommando tutte le x e dividendole per il numero di x che ci sono, per esempio nel pentagono sommi tutte le x e le dividi per 5, e sommando tutte le y, dividendole per 5, tu otterresti che la x media è 0 e la y media è 0, cioè praticamente tutti i punti sono disposti in maniera simmetrica rispetto al centro dell'oggetto. Quindi il problema non è che una x è più spostata rispetto alle altre, il problema è che comunque sia, guarda bene la figura del pentagono rispetto al centro dell'asse cartesiano, i tre punti che sono in alto, comunque sia, stanno oltre il centro, mentre la figura è più stretta verso il basso, quindi il nostro pentagono effettivamente
è più largo sopra al suo centro, mentre è più stretto sotto al suo centro. Quindi se fosse un oggetto reale, qual è la parte che peserebbe di più? La parte che peserebbe di più è sicuramente la parte più larga. Ecco qual era il problema. Adesso detto così, tu dici, beh cazzo, scusa la parola, è normale che pretendi, è vero, è così, effettivamente il motore fisico lo interpreta così. Però il fatto che già anche il loro metodo, il metodo fornito dal Corone SDK non funziona, la dice lunga su quanto possa essere insidioso un problema di questo tipo. E non so se tu ti ci sei mai imbattuto, però secondo me via, andava risolto, e la soluzione è questa qui. Praticamente lo shift reale tra i vertici dipende da quanto il vertice più sporgente è spostato rispetto al centro rispetto al punto opposto rispetto al centro. Mi sono spiegato malissimo, vero? Allora, mettiamo che il punto 1 del pentagono è il punto in alto, va bene? Il punto in alto è spostato rispetto al centro di un, praticamente di un radius. L'abbiamo calcolato noi così. Mentre il punto più in basso non è spostato un radius, ma è spostato una quantità che dipende dal seno e il coseno. Quindi praticamente sommando l'ordinata in cui viene generato il punto 1 e l'ordinata in cui viene generato uno dei due punti che è stata la parte opposta, e dividendo per 2, si ottiene quanto deve essere spostata la figura rispetto al centro di massa. E praticamente ecco perché qui calcolo comunque le ordinate, le ascisse nella maniera giusta, ma già prevedo di trovare un punto dalla parte opposta attraverso il quale eseguire una comparazione tra i due e fare questa divisione. Analizzati questa formula, praticamente i punti opposti chi sono? Sono il punto 1 e il punto 3. Siccome questa funzione prende i parametri diviso 2 approssimati verso il basso, math floor, praticamente 5 diviso 2 approssimato verso il basso da 2. 2 più 1 fa 3, quindi i punti opposti sono l'1 e il 3. E questo vale per tutte le figure dispare che potrai mai fare, cioè il primo punto utile dalla parte opposta è calcolato così. Quindi, calcolato lo shift, reitero attraverso tutti i punti calcolati, che sono le x, perché ti ricordo che io il mio poligono lo calcolo sdraiato sull'asse delle x, quindi sono le x che vanno a interferire nel suo posizionamento. Vado ad aggiornare tutte le x togliendogli questo real shift che ho calcolato. A quel punto vado a inserirle nella tabella vertici. La tabella vertici sono tutti i vertici della nostra figura. Solo che io praticamente, per risolvere il problema del superamento di numeri dei lati possibile, voglio far sì che la mia figura sia una somma di triangoli, tutti i triangoli nei quali il triangolo parte dal vertice del centro e poi si allaccia ai punti periferici calcolati qua dentro. E quindi praticamente ogni mio triangles nella tabella triangles si crea così. Avrà un vertice sicuramente in x0 e in y0, che sono il centro dell'oggetto. E poi sarà unito a un xdi, ydi, e a un xdi più 1, ydi più 1, tranne l'ultimo che non ha un xdi più 1, perché non c'è un punto in più dei lati di quelli che ha. Quindi praticamente l'ultimo è semplicemente un triangolo che sì, ha il punto al centro, ma ha anche l'ultimo punto collegato al primo punto. Quindi il nostro ciclo itera dentro un lato in meno praticamente. A questo punto Physic Body, che non abbiamo detto che cos'era, Physic Body diventa una tabella che si concatena a se stessa separandola da una virgola, e ogni tabella praticamente è questo. Io ho fatto così per andare a simulare praticamente questo. Io ho voluto far sì che un insieme di tabelle separate da una virgola sarà il mio physic body.
ok? Quindi il nostro physics body alla fine sarà un insieme di tabelle fatte in questo modo, separate da virgole sulla stessa tabella. Qui ovviamente ci sono, cioè questo è il metodo che lo disegna, il metodo per disegnarlo crea un poligono e unisce solamente i vertici, perché abbiamo detto che fino a che non lo inseriamo in un motore fisico non dà problemi. Lo coloriamo, gli diamo un alfa e lo ruotiamo di meno 90 gradi come abbiamo visto sulla slide precedente. Assegniamo le variabili, metodi di classe, niente di strano, prendiamo l'immagine fisica, prendiamo i vertici e prendiamo physics body. Tornando al main.lua, praticamente se non avessi trovato un modo per sviluppare quella funzione, cioè il poter inserire tutte quelle tabelle sulla stessa riga, io avrei dovuto fare una cosa del genere. Praticamente con il metodo 2 devo impostare manualmente gli, mi sbaglio anche sull'italiano, figuriamoci sull'informatica, gli elementi della tabella che mi servono. Molto poco pratico e poco funzionale. Infatti se non avessi trovato un sistema che avremmo dovuto fare, crei un triangolo, attivi la tabella fino a qui, crei un pentagono, attivi la tabella fino a qui, crei un decagono, attivi la tabella fino a qui, e così via. Tu avresti dovuto fare, non so, a seconda di quanto vuoi, di quanti angoli vuoi aggiungere, dovresti aver creato delle righe così. Invece, praticamente, grazie alla funzione, qui l'ho messo in RAM, sì, grazie alla funzione unpack, questa è la chiave, praticamente unpack spacchetta tutte le tabelle che restituisce getPhysicsBody e le aggiunge come se fossero tutte queste righe messe insieme. Cioè, ti rendi conto che roba? Praticamente, quindi noi adesso andiamo a provare con il nostro metodo. Vogliamo creare un decagono? Ecco il nostro decagono. Non abbiamo più il limite del numero di angoli massimi. E ecco il nostro decagono che scivola giù, come se non ci fosse un domani. Tutto questo mi ha entusiasmato talmente tanto. Volete fare un cinquantagono? Facciamo un cinquantagono, non c'è nessun problema. L'unico limite sono i tempi di esecuzione. Ecco il nostro cinquantagono, praticamente una figura fatta da 50 angoli. Nel momento in cui io sono andato a realizzare una cosa così, ho detto, ho fatto una cosa eccezionale, stupenda, e quindi voglio impreziosirla ancora di più. Praticamente al nostro Corona SDK cosa manca? Manca una funzione che generi qualsiasi poligono, e l'abbiamo fatta insieme. Ma manca ancora una funzione che possa creare delle ellissi, per esempio. Allora sono andato ad aggiungere questo parametro, il parametro aspect, che come abbiamo visto nel nostro n-gon, che cosa fa? Visto che la x era già molto bersagliata, era afflitta da un insieme di problemi, io sono andato a modificare la y. Praticamente vado a dividere ogni y per l'aspect, che se è 1 crea figure perfettamente simmetriche. Ma nel caso non fosse 1, cioè tipo per esempio se l'aspetto fosse 2, va a realizzare un'ellisse. Un'ellisse, signori. Volete vedere come cammina un'ellisse su un piano? Non lo vedrete perché questa è appoggiata, però abbiamo una strafigata fantastica. Non creiamo il triangolo perché ci crea più danno che altro. Ecco la nostra ellisse che precipita. Eccola che cade. E adesso vediamo come bascula un'ellisse. Track. Track. È o non è stupendo? Ditemi la verità. Secondo me è fantastico. Allora, io non chiedo mai di iscriverti al canale, non chiedo mai di mettere i like e non lo chiederò mai. Però mi piacerebbe che tu diffondessi il verbo, perché secondo me questa soluzione è poco utilizzata, se non forse affatto. E probabilmente c'è qualcuno in giro per la rete o nel mondo che si è trovato di fronte a un problema di questo tipo e non è riuscito a risolverlo. Per cui io ti invito a condividere
questa, no, non questo mio video, ti invito a condividere questa informazione. Hai un forum in cui parli di informatica? Parla di questa soluzione, magari copiala, scrivetela, copiala. Non ci sono diritti da infrangere nei miei video, è tutta roba gratuita, diciamo. La nostra lista continua a ondeggiare alla grande. E l'unico limite che c'è a questo tipo di metodo è praticamente nel caso tu andassi a fare una figura molto complessa, tipo che ne so, di 300 lati, non che non ce la faccia, ce la fa alla grande, però vedi praticamente, adesso tu qui non lo vedi, ma nella console sono comparsi un milione di errori che dicono guarda, sono troppo piccoli i triangoli che generano questa figura e quindi praticamente l'area risulta uguale a zero e quindi non viene aggiunta. C'è un limite a tutto, dipende dalle dimensioni, probabilmente se uno mettesse un radius un po' più grande forse avrebbe meno problemi, per esempio un'ellisse con il raggio da 120, eccola infatti, vedi, praticamente solamente... bellissima l'ha pescata come una chela, praticamente solamente alcuni lati hanno area zero e non consentono la strutturazione di una figura reale e infatti come vedi la parte blu a sinistra è compenetrata con la parete, però ecco, diciamo che più grande la figura e meno si è soggetti a questo tipo di errore. Ovviamente abbiamo creato una figura con 300 angoli e quindi è una cosa mostruosa. Non te le fa vedere tutte, ti dice che questo errore si ripete altre 73 volte, ma è dovuto ovviamente alle aree che sono insufficienti per generare una figura verosimile. Allora, niente, come ti dicevo, se per favore parlane con le persone che conosci, digli guarda, c'è questo sistema, utilizziamolo, perché secondo me non si trova in giro. Io ti ringrazio di avermi ascoltato, spero che ti sia piaciuto e spero che non l'hai trovato noioso. Ti saluto e ci vediamo la prossima volta con un altro tutorial che adesso non ti sto a anticipare, ok? Lo vediamo la prossima volta. Ciao, grazie.